una contro la rovescia o no? Ma no? Allora, buonasera a tutti. Iniziamo questo nuovo ciclo di dirette. Per chi mi segue, sono su Facebook in questo momento, su Instagram e su TikTok. Riprendiamo quell'abitudine, anche positiva, che avevamo fatto prima delle ultime elezioni regionali di aprile. Avevo preso l'impegno a continuare anche dopo le elezioni. Oggi cerco di rispettare quell'impegno. Sono stati mesi ovviamente complicati, abbiamo costruito la giunta. Abbiamo approvato l'assestamento, la legge di bilancio, quindi col nuovo anno ho detto devo rispettare quell'impegno preso con chi mi ha seguito e con chi mi vorrà seguire. E quindi magari in queste dirette che farò, credo almeno una volta al mese, vorrei discutere con voi sia di temi d'attualità, sia di iniziative che Regione Friuli Venezia Giulia sta portando avanti, sia ovviamente di tematiche di carattere nazionale. Io ringrazio tutti coloro che si stanno collegando, sto vedendo chi sta collegando su Instagram, Facebook, su TikTok. Vi ringrazio e passiamo qualche minuto insieme per discutere alcuni argomenti. Dopo, ovviamente, se volete fare domande, quelle che, a cui riuscirò a rispondere, non offendetevi se non riesco a prenderle tutte, ma cercherò ovviamente di rispondere. Ho visto già una prima domanda sull'autonomia, che è uno dei temi proprio che volevo discutere oggi con voi. Come sapete, il Senato della Repubblica ha approvato l'autonomia differenziata, che riguarda principalmente le regioni a statuto ordinario, ma coinvolge indirettamente anche le regioni a statuto speciale come il Friuli Venezia Giulia, sia dal punto di vista tecnico, perché il passaggio importante è che se una regione a statuto ordinario avrà una competenza che una speciale non ha, le speciali potranno applicare un iter semplificato per ottenere quella competenza. Ma oltre a questo, penso che la parte più importante è far funzionare bene il paese o farlo funzionare meglio, e questo ovviamente è un vantaggio di tutti che riguarda anche i cittadini delle regioni a statuto speciale. L'autonomia differenziata non penalizza il Sud, questo voglio ricordarlo rispetto anche a delle dichiarazioni che ho visto in questi giorni, perché come funziona e perché si chiama differenziata? Una regione che vuole chiedere una competenza negozia con lo Stato quella competenza, dice quelle risorse le spendo io, tu garantiscimele, esattamente quindi lo Stato non spende un euro in più, quella regione lo fa perché? Perché pensa di poter garantire un migliore servizio e magari addirittura spendere di meno, non di più. Ma se una regione non lo chiede perché dice non voglio alcun tipo di autonomia, siccome sbagliando, però può farlo, le cose rimangono così come sono oggi. Quindi non è che c'è una penalizzazione per qualcuno. Nel peggiore dei casi, in cui non chieda l'autonomia, perché non lo vuole fare, non può esserci il miglioramento. Io sono convinto che tutte le regioni d'Italia, soprattutto su certe tematiche, potrebbero operare meglio rispetto allo Stato e spendere di meno, come stiamo dimostrando oltretutto anche noi, come regione a statuto speciale, in diversi servizi che riusciamo ad ottimizzarli proprio perché gestiti direttamente dal territorio. Scusatemi, ho un problema su una diretta, ecco, ripartita perché mi diceva connessione debole. E quindi riusciamo ad aumentare l'efficienza dello Stato, ovviamente con un monitoraggio importante che farà sia ovviamente le istituzioni, ma sia gli stessi cittadini che hanno maggiore consapevolezza di chi esercita quella funzione e se funziona o meno quel servizio che gli viene erogato. Per quello dico, rispetto a un terrorismo mediatico che ho letto in questi giorni da parte del centro-sinistra sull'autonomia differenziata, io oltretutto da regione a statuto speciale posso dimostrare e possiamo dimostrare che le cose funzionano. Dopo tutte le specialità funzionano bene? No. Tutte le ordinarie funzionano bene? No. Dopo dipende se l'amministrazione è buona o non è buona. Ma esattamente come tutti gli stati funzionano bene, tutti i governi sono bravi? No, dipende se il governo è bravo o se il governo non è bravo, se il governo porta avanti azioni decise e convincenti per i cittadini o non lo fa. Ma non è l'assetto istituzionale che determina semplicemente se una cosa funziona bene o male, può aiutare ovviamente su un buon assetto, ma dopo ovviamente chi governa deve portare a casa delle azioni che possano essere positive per i propri cittadini. E per questo appunto penso sia importante, devo ringraziare su questo il ministro Calderoli, il segretario della Lega Matteo Salvini, che su questo devo dire ci hanno messo la faccia, si sono spesi, e tutta la coalizione di centrodestra, a partire ovviamente dalla Presidente del Consiglio, che ha dato l'avallo e ha portato avanti questa battaglia. Ma poi dicevo, e possiamo parlare di altri davanti, adesso vedo se ci sono altre domande, altrimenti io avevo un'idea di cosa parlare, che è quello, un altro tema d'attualità che ha
contraddistinto il dibattito degli ultimi giorni, ovvero quanto successo allo stadio di Udine durante Udinese-Milan. Ecco, su questo io oltretutto ero presente allo stadio. Devo dire che purtroppo pochissimi, oggi è uscita la notizia, quattro persone, e quattro non è un modo per dire poche, sono proprio quattro in numero, hanno urlato insulti razzisti al portiere del Milan. Verissimo. Detto questo, non si può colpevolizzare tutto lo stadio, non si possono colpevolizzare tutti gli udinesi, non si può colpevolizzare tutti gli abitanti di una regione che non hanno nulla a che fare con questi fatti incresciosi che devono essere puniti severamente. In questi giorni purtroppo abbiamo visto invece una comunicazione che ha voluto generalizzare, che ha voluto colpire un'intera popolazione, che invece è l'esatto opposto di quanto è stato dipinto, che io da presidente di regione, ma soprattutto conoscendo i cittadini di questa regione, non posso che difendere perché semplicemente le menzogne che sono state raccontate sui cittadini di questa terra in questi giorni sono qualcosa di totalmente lontano dalla realtà. Una cosa è condannare i razzisti, e io sono il primo a dirlo e a farlo, ed addirittura l'Udinese Calcio è stata la prima a volerlo fare, altra cosa è fare una colpevolizzazione generica di una popolazione che nulla a che fare, anzi, penso abbia sempre dimostrato il suo altissimo grado di civiltà. Non a caso gli stessi giocatori dell'Udinese e ne moltissimi straniere vedono in Udine la loro città dove sono perfettamente integrati e vivono benissimo. E su questo oggettivamente l'ho voluto ribadire anche oggi perché ritengo offensivo, scorretto e falso quanto purtroppo tanti media e purtroppo anche alcuni politici hanno detto in questi giorni. Vedo poi che ci sono, vediamo se ci sono qualche domanda che può arrivare, altrimenti passerei al prossimo tema, che è un tema che è un anticipo di una conferenza stampa che farò domani. Ovviamente non potrò dire tutto perché altrimenti non farei la conferenza stampa, però penso sia una notizia molto importante per la nostra regione e per la nostra terra, ovvero nuovi collegamenti aerei per il Friuli Venezia Giulia. Ryanair ha deciso di mettere una base, che vuol dire quindi un aereo fisso, nell'aeroporto della nostra regione. Questo darà l'opportunità di portare nuovi turisti in Friuli Venezia Giulia e di avere nuove rotte dal Friuli Venezia Giulia. Domani le presenteremo, ci saranno nuove rotte, ci sarà un potenziamento di quelle esistenti, quindi più giorni a settimana c'era un aereo che va e che torna da quelle rotte, quindi nuove opportunità di crescita per l'aeroporto. Ci abbiamo lavorato da tanto, devo dire che già quest'anno abbiamo superato i record precedenti di passeggeri. L'aeroporto di Friuli Venezia Giulia è un aeroporto piccolo che può crescere sempre di più, un aeroporto dove il treno arriva con una stazione proprio di fronte all'aeroporto stesso, quindi, e un treno ha anche le frecce rosse per capirci, quindi i treni ad alta velocità, e quindi possiamo sicuramente avere nuove opportunità di attrazione turistica, di crescita. Mi scrivono poi: terzo mandato, la domanda sul terzo mandato. Beh, fortunatamente manca ancora tempo per quanto mi riguarda, perché Regione Friuli Venezia Giulia andrà a votare nel 2028. Detto questo, è un discorso ovviamente che adesso, a parte le battute, non è che vale per Federica o solo per il Friuli Venezia Giulia, ma vale per l'Italia intera. Ecco, è quanto particolare devo dire che i limiti di mandati non esistano per altre cariche non elette direttamente dai cittadini. Faccio un esempio. Il Presidente del Consiglio, che è eletto dal Parlamento, che è votato dal Parlamento, ad oggi, Costituzione vigente sto parlando, in teoria può essere eletto per sempre, può essere eletto a vita, se lo continuano a riconfermare. Sindaci e Presidenti di Regione, che invece hanno il mandato diretto dei cittadini, hanno il limite dei 2 mandati. È alquanto particolare, perché il limite dei 2 mandati è proprio per, detto, beh, tu non puoi essere così influente per troppo tempo. Però voi capite che l'influenza è molto più facile esercitarla su un gruppo ristretto di persone, come ad esempio sono i parlamentari, rispetto alla totalità della popolazione che invece sono l'elezione diretta. Quindi anche quella motivazione viene meno rispetto a chi invece sostiene il secondo mandato. Io penso invece che democraticamente si debba dare la possibilità ai cittadini di scegliere. E i cittadini possono scegliere se confermare un presidente o un sindaco o se mandarlo a casa se ritengono abbia governato male. Ma non si può dire a priori al cittadino tu non puoi scegliere perché vieto la stessa candidatura. Quindi penso che su questo sia giusto fare un ragionamento.
sia giusto che il Parlamento anche nazionale si interroghi da questo punto di vista, perché io capisco che dopo strumentalmente uno dice no, ma mi conviene, non mi conviene, un partito conviene, non conviene il terzo mandato, ma noi non possiamo continuare a ragionare soltanto sull'opportunità o peggio, l'opportunismo del momento. Se è utile o no una legge elettorale, se è utile o no, noi dobbiamo dire quella legge elettorale, quel sistema istituzionale, quel sistema di elezione è un sistema valido a prescindere dall'opportunismo del momento, perché altrimenti costruiamo norme che devono essere norme di garanzia di democrazia invece all'uso e consumo di qualcuno, e sarebbe profondamente sbagliato. Altra domanda mi scrivono: come sta andando la stagione turistica? Molto bene. Devo dire che, anzi, tengo a sottolineare che il 2022 è stato un anno straordinario per il Friuli Venezia Giulia, ma anche un anno straordinario per tutto il sistema paese. 2023, perché dico questo? Perché ovviamente quando tutto il paese cresce dal punto di vista di attrattività turistica, noi fortunatamente siamo cresciuti insieme a tutto il paese, un po' di più addirittura di tutto il paese, ma diciamo abbiamo seguito un trend positivo. 2023 invece cosa è successo? Che in Italia c'è stato invece un, seppur limitato, rallentamento, una diminuzione delle presenze turistiche. Il Friuli Venezia Giulia invece è cresciuto. Ed è questo, penso, sia un dato molto significativo, perché riuscire a mettere in campo politiche anticicliche, quindi rispetto a un ciclo negativo, mettere in campo delle politiche che possano invertire il trend e dare invece un aumento di presenze turistiche in Friuli Venezia Giulia, penso sia molto importante, ed è questo tutto il lavoro che stiamo facendo sulla promozione del territorio e devo dire anche gli operatori privati che stanno investendo, mi auguro sempre di più, sul Friuli Venezia Giulia per dare nuove opportunità di crescita. Poi mi chiedono Gorizia 2025, ecco, su questo mi chiedono anticipazioni che non posso dare perché ovviamente dovremo presentarle in occasione ufficiale, però vi assicuro che stiamo lavorando in modo molto importante per quell'occasione straordinaria che è la capitale europea della cultura. Come ci stiamo lavorando? Non soltanto con le iniziative previste da programma, che sono quelle concordate con la Slovenia, perché come sapete è la prima città capitale europea della cultura fra due paesi, Italia e Slovenia, Nova Gorizia e Gorizia, ma faremo anche una serie di attività correlate in Friuli Venezia Giulia che avranno la nostra idea di avere un'attività, diciamo un riscontro che possa dare grande attrattività di presenza in Friuli Venezia Giulia. Saranno attività che si svolgeranno principalmente a Gorizia, ma non solo a Gorizia, perché vogliamo coinvolgere tutta la regione, e prevederanno grandi concerti, grandi mostre che possano garantire anche di carattere popolare, per capirci, non soltanto di nicchia, che possono garantire la presenza dei cittadini, spettacoli, installazioni, insomma penso che sarà un anno straordinario che potrà mettere in vetrina le bellezze della nostra regione e potrà dare un ulteriore slancio alla capacità del Friuli Venezia Giulia di essere competitivo anche dal punto di vista del turismo e dell'attrazione turistica. Io non so da quanto sta andando avanti questa diretta, perché mi non essere troppo lungo, come sempre parlo troppo. Vediamo se ci sono altre domande. Hanno visto la notizia oggi che Papa Francesco sarà a Trieste, è vero, sarà a Trieste il 7 luglio, ovviamente siamo orgogliosi di questo, avremo anche in questo caso ovviamente un'attrazione importante rispetto alla visibilità del nostro territorio, ma soprattutto abbiamo il Santo Padre che celebrerà oltretutto la messa in Piazza Unità il 7 luglio e non possiamo che essere orgogliosi per quello che rappresenta il Santo Padre ed anche per, le persone che verranno in Friuli Venezia Giulia e a Trieste. Mi chiedono, poi ho visto una notizia da, mi chiedono Porto Vivo a Trieste cosa succederà. Beh, là c'è una parte importante che sta gestendo ovviamente il comune per la riqualificazione di tutta l'area. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, Regione Friuli Venezia Giulia, come ho avuto modo di dire più volte, là abbiamo fatto un importante investimento per trasferire tutte le sedi di Trieste della regione in un unico posto. Questo per più ragioni. Il primo per riqualificare un'area importante della città con un intervento pubblico. Il secondo per andare a risparmiare. Voi capite che avere sedi dislocate, abbiamo 14 palazzi dislocati a Trieste, dove la gente si sposta da una parte all'altra, dove dobbiamo pagare la manutenzione, dove dobbiamo fare la manutenzione straordinaria, dei costi molto importanti e non efficiente al sistema.
perché banalmente un collaboratore della regione, per parlare con un suo collega, magari deve spostarsi da una parte all'altra, perdere tempo, non avere la capacità, o meglio la possibilità di lavorare insieme. Ultima cosa, ovviamente, la presenza di 1.000 persone della regione che sono in Porto Vecchio potrà essere attrattiva verso attività di carattere commerciale per quanto riguarda i servizi, e quindi anche tutti gli altri privati che investiranno in Porto Vecchio, che è molto grande, non investiranno in una cattedrale nel deserto, ma avranno già delle attività di servizi, penso a bar, penso a ristoranti, penso ad altri servizi alla persona, per esempio, che possono esserci, che possano dare un servizio a loro volta a tutti, ovviamente, le persone che saranno a Porto Vivo, ovvero in Porto Vecchio. Vediamo. Altre domande, vedo ovviamente i saluti, ringrazio tutti coloro che sono collegati, perché vedo i saluti, quindi grazie dei saluti. Penso che siamo arrivati al termine che mi avevano dato della durata, che doveva essere 15 minuti, abbiamo un po' sforato, ma dai, non di troppo, sono stato abbastanza bravo. Dico, ci vediamo fra poco, magari fra qualche settimana nuovamente in diretta. Scusate, ecco, vedo, scusatemi, mi chiedono una cosa importante. Scusate se duro ancora qualche secondo. Passo Montecroce, che è stata una frana che ha colpito questa via importante di collegamento tra Italia ed Austria, e oggettivamente sta mettendo in estrema difficoltà un'intera vallata delle nostre comunità importanti. Su questo bisogna raccontare come stanno le cose ai cittadini. Io ho fatto incontri anche senza fare sempre comunicati stampa, perché poi sembra che la politica debba vivere di comunicati stampa. Non è così, deve fare le cose. Quindi abbiamo fatto un incontro con ANAS, perché la strada, come sapete, non è regionale, ma è dello Stato, di ANAS. Ho fatto gli incontri con la vicina Repubblica d'Austria, abbiamo fatto gli incontri su tutto cosa è fattibile fare e i tempi necessari. Le ipotesi in campo dai vari progetti erano più di una, stiamo ancora vagliando delle vie alternative, però sicuramente più che altro la prima cosa da fare, perché l'unica che permette una certa rapidità, che poi così rapidità non è, è ripristinare la vecchia strada per iniziare. Io sarei favorevole anche a fare una strada alternativa, la bisogna capire tecnicamente, anche in accordo con l'Austria, che ovviamente ha delle sue, diciamo, de 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 sue perplessità su soluzioni alternative. Cosa si può fare? Beh, intanto, per ripristinare l'attuale strada, i lavori partiranno a breve. Servirà però, non basta rifare, perché qualcuno dice, cosa ci vuole rifare una strada? Ecco, io ho parlato con ANAS, mi ha fatto gli incontri tecnici con il personale, che lui è molto preparato di ANAS. Là bisogna fare i barrieramenti, bisogna ripristinare la strada, bisogna ripristinare delle gallerie, bisogna fare un monitoraggio attraverso dei sensori sulla montagna, che rischia ovviamente in alcuni tratti di franare. Bisogna abbattere quello che è già pericolante. Quindi bisogna, per capirci, mi spiegavano che bisogna iniziare dall'alto a lavorare con degli elicotteri per abbattere quello che è pericolante, perché altrimenti da sotto non si può andare le persone che lavorano, perché è pericoloso. Quindi questo per dirvi che forse la semplicità, o addirittura troppe volte la superficialità, come alcuni parlano per ricevere qualche consenso, si potrebbe fare in una settimana tutto, è qualcosa che semplicemente prende in giro i cittadini. Da Presidente di Regione ho l'obbligo, mi sento anche, devo dire, la volontà di raccontare come stanno le cose. Le cose come stanno? Circa, per riaprire la strada ci vorrà quest'anno, entro fine anno dovrebbe riaprire con tutte le misure di sicurezza necessarie per far transitare le persone, quindi abbattere le parti pericolanti, mettere i sensori, mettere i barrieramenti, e l'anno successivo si dovranno fare oltretutto ulteriori interventi per metterla pienamente in sicurezza e a regime quella strada. Questi sono i tempi, questi sono gli interventi da fare. Chi racconta altre cose non dice come stanno realmente le cose, racconta una menzogna. E ovviamente questo è una comunicazione che vi faccio dovuta a fattori di carattere tecnico con cui mi sono confrontato con gli esperti e gli ingegneri del settore. Non è una mia sensibilità, se fosse per me, si apre una settimana, il problema è se è fattibile farlo. E raccontare ai cittadini che si risolve tutto in una settimana, ribadisco, è qualcosa di sbagliato e di falso. Scusate se ho voluto fare questa precisazione, ma so che tanti ne parlano, soprattutto nelle aree colpite, però penso sia importante raccontare la verità ai cittadini. Perché uno può, e capisco che magari è una cosa che non possa piacere, a tutti sarebbe piaciuto sentirsi dire apriamo fra una settimana, ma la correttezza nei rapporti con la gente è raccontare le cose come stanno, e la verità, non è raccontare delle menzogne per guadagnare un consenso effimero. Io vi ringrazio molto di avermi ascoltato.
in questi minuti che abbiamo passato insieme. Ci vediamo prestissimo, sempre sulle mie pagine di Facebook, TikTok e Instagram. Buona serata a tutti e a presto.